Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, io sono Marco Marchese, a me toccherà il compito di presentare una parte di questa serata perché questa serata sarà articolata in due momenti. Il primo momento presenteremo un libro questa sera qui a San Giovanni in Fiore che si intitola Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere. Poi vi spiegherò anche un po' l'ambientazione perché lì c'è una macchina con due figure particolari, comunque avete visto già dei manifesti di che cosa si parlerà oggi, per cui si parla della comunità LGBT. Dopo spiegherò anche cosa significa questo acronimo. È doveroso chiaramente un ringraziamento, ma il più ampio e il più caloroso possibile, ad Alfredo Federico, a mia sinistra, che come sapete è il presidente dell'associazione GUNESH, e sono lieto di essere stato invitato, anzi siamo tutti lieti di essere stati invitati anche all'inaugurazione della Piazzetta del Sole, bellissima, c'è un panorama fantastico, e diciamo il primo passaggio di questa serata chiaramente è un'introduzione che farà il presidente, quindi la parola per incominciare ad Alfredo Federico. Ovviamente io sono onorato di essere qui con voi perché adesso siamo già alla seconda edizione di questo nostro, diciamo così, incontro. Dietro c'è una pedana, ma abbiamo preferito stare sotto, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, con un tavolino, come se fossimo qui in un salotto, quindi è fatto apposta, non è niente a caso, come ben sai. Vi do il benvenuto a tutti. Le persone che vengono da più lontano e anche i miei paesani. Benvenuto anche al sindaco che ci ha onorato con la sua presenza questa sera, anche per l'inaugurazione della piazzetta che abbiamo realizzato. E, niente, noi ricordiamo ancora una volta il nostro gay per antonomasia che era qui a San Giovanni Fiore, che l'ha ricordato già Giuseppe Pignanelli, detto la Pepa, che purtroppo oggi non è potuto essere qui con noi, giusto perché c'ha degli impegni di lavoro, quindi giusto per questo. In ogni caso ci manda un caloroso saluto a tutti. Ricordiamo ancora Luigi Lopetrone, che lo ricordava l'anno scorso ancora la Pepa, che è morto in situazioni ancora da chiarire. Omaggiamo a lui questa serata. E altro niente, benvenuti ancora e iniziamo con il dibattito sul libro, quello che sarà. Poi eventualmente anche in seguito posso prendere un po' la parola per un altro saluto se eventualmente ci avrò qualcos'altro da dire. Grazie. Grazie a te Alfredo. Allora, dicevo, questo è il secondo appuntamento qui a San Giovanni in Fiore. Ed è il caso di fare un riepilogo adesso della puntata precedente, perché possono esserci, anzi sono sicuro che magari ci sono delle persone che l'anno scorso di questi tempi magari non c'erano, e ritengo opportuno farlo, anche perché l'associazione GUNESH intende far diventare questo appuntamento dove si parla della comunità e dei diritti, i diritti della comunità LGBT, questo acronimo significa lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, e vuole trasformare questo appuntamento, e ci è già riuscito perché siamo al secondo, in un appuntamento fisso, estivo, quindi molto probabilmente saremo qui anche l'anno prossimo ancora. Di questo le associazioni che sono coinvolte in questa iniziativa, che è Leos Arcighe Cosenza, l'associazione radicale Certi Diritti, di cui io faccio parte, e poi l'Arcighe Due Mari di Reggio Calabria. E queste sono associazioni che hanno partecipato sia l'anno scorso, sicuramente parteciperanno nelle prossime edizioni, nei prossimi anni. E c'è da dire che di questo noi siamo assolutamente lieti da una parte, però non siamo particolarmente contenti, perché purtroppo questo appuntamento riusciamo a farlo solo a San Giovanni in Fiore e in pochissime altre parti in Calabria. Invece a noi ci piacerebbe che, non lo so, fossimo, che dire, imitati magari in tanti altri paesi, in tante altre città, e che auspichiamo che si possano svolgere questo tipo di incontri. L'anno scorso abbiamo parlato di omofobia, abbiamo fatto un bellissimo incontro, c'era pure tanta gente, e
L'anno scorso, se non ricordo male, non c'era il sindaco, ma c'era un assessore in rappresentanza dell'amministrazione comunale, e a questo punto approfitto per salutare, il sindaco, grazie insomma della sua presenza, e a breve, diciamo, nel corso degli interventi farà anche il suo. E, dicevo, l'anno scorso si parlava di omofobia, cioè l'omofobia è quella paura praticamente irrazionale nei confronti della persona omosessuale, fondamentalmente, nei confronti in genere della comunità LGBT, ripeto, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Non bisogna avere, diciamo, paura di questo, di queste parole, anzi bisogna dirle proprio perché la comunità è molto ampia in Italia e bisogna conoscerla. Ciò che non si conosce fa paura, e da qui deriva poi fondamentalmente l'omofobia. L'omofobia che si manifesta in tanti modi, e per fare insomma il riepilogo proprio di tutto quello che ci siamo detti in un incontro che è durato, se non sbaglio, un paio d'ore abbondanti l'anno scorso, io ho portato, adesso apro una parentesi, presenteremo, come dicevo prima, un libro, io ne ho un altro qui in mano, ma non sono in concorrenza. E presenteremo un libro che parla del tema dedicato oggi a vita di coppia. Poi nella seconda parte di questa serata ci sarà anche un'intervista un po' a sorpresa, perché a sorpresa anche noi è venuta fuori una cosa un po' spontanea, e quindi faremo una specie di intervista doppia, prima una coppia gay e una coppia etero, e quindi vedremo quali sono le differenze delle dinamiche di coppia fra le coppie omosessuali e le coppie eterosessuali, sbagliato dire coppie normali, insomma, ecco. Allora, io ho qui in mano un altro libro, che è un libro che sembra scritto praticamente un mese fa, sembra fresco di stampa, invece questo qui è un libro che ha 20 anni, è un libro scritto da Pier Giorgio Patatlini, e il libro si intitola Ragazzi che amano ragazzi. È particolare questo libro, sembra scritto ieri, sono delle micro storie di ragazzi fra i 16 e i 22 anni che parlano della scoperta della loro omosessualità, delle dinamiche familiari, di quando l'hanno detto, se non l'hanno detto ai genitori, degli amori, delle delusioni, di quello che è accaduto nella loro vita, le prime esperienze. Questo libro è come se fosse stato scritto ieri, perché ancora oggi, a distanza di 20 anni, gli adolescenti di oggi, i giovani uomini e donne di oggi si identificano in questo libro, e questo non è una cosa positiva, perché significa che negli ultimi 20 anni in Italia non è cambiato molto. Tant'è vero, poi questo ragionamento lo prenderemo dopo con il libro Certi riti che le coppie conviventi non sanno di avere, e quindi capiremo anche tutti perché. Io di questo libro, Ragazzi che amano ragazzi, vorrei leggervi una lettera che fa il riassunto in 3 minuti di tutto quello che ci siamo detti un anno fa in questa piazza. È una lettera impegnativa, poi dipende dal vissuto personale, però vi garantisco che per alcuni questa è una lettera veramente impegnativa. È una lettera che proviene da un ragazzo molto giovane, non sappiamo se di scuola superiore o addirittura, no, di scuole medie sicuramente no, sicuramente di scuole superiori, ma si tratta di un ragazzo molto giovane. Il titolo di questa lettera è Luca ti voglio bene, è datata Verona 3 giugno 1989, e questa lettera arriva all'Arcigay Nazionale a mano su un foglio protocollo. Questa lettera dice questo. Fra l'altro è anche sgrammaticata, per cui se noterete, diciamo, degli sbarioni, non fateci caso, perché insomma la genuinità è anche questa. L'altro giorno, mentre stavo con la mia compagnia, un ragazzo che viene da poco lì con noi ha detto che mentre stava ascoltando la radio dei comunisti ha sentito una trasmissione di Froci, i quali parlavano di un ragazzo che si è ucciso perché lo avevano scoperto a scuola e ci stava con un altro. Io, quando ho sentito quello che diceva questo ragazzo, mi è venuto come un colpo al cuore, perché quel ragazzo che è morto si chiama Luca. Quella volta ci hanno trovati a fare insieme nella doccia della palestra. Io però ho dovuto dire che era stato lui, se no i compagni di scuola andavano a dirle ai prof e mi sputtanavano, anche con la mia famiglia. Così mio padre mi portava dallo psicologo e mi metteva in collegio, come ha fatto il papà di Luca prima che si ammazzasse. Volevo dirvi che anche a me,
come a Luca piacciono i ragazzi invece che le ragazze. E quella volta in palestra ero molto contento di fare con Luca, perché lui era un paninaro molto bello, biondo e con due grandi occhi neri. Ci siamo capiti subito, perché lui guardava sempre me e io lui. Poi una volta durante la ricreazione io sono andato nei bagni della palestra dove non ci va mai nessuno fuori dall'orario di lezione e l'ho aspettato là, fino alla fine della ricreazione. Poi lui è arrivato. Quando me lo sono visto davanti mi batteva il cuore per l'emozione, mi tremavano le gambe. Poi ci siamo baciati ed è stato bellissimo. Poi ci siamo rivisti ancora altre volte e una anche a casa mia quando i miei sono andati via, fino a quando non ci hanno scoperto in palestra. Dopo quella volta non l'ho più visto, perché suo padre lo ha ritirato da scuola e siccome lui era di un paese della bassa, non mi ricordo bene quale, non sono mai andato a trovarlo. Quando ho saputo che si è ucciso, ho pensato di farlo anche io, ma dopo non ci sono riuscito. Però sono stato male e non dormivo la notte, perché se Luca è morto è anche colpa mia. Un'altra volta volevo dirlo anche al mio parroco, ma non l'ho fatto, perché lui una volta in chiesa ha parlato molto male della gente come noi e tutti gli battevano le mani e alcuni uomini si alzavano in piedi per battergliele. E io con questa scena stavo ancora peggio. Allora ho preferito dirlo a voi queste cose, perché dicono in giro che i ragazzi del vostro partito, in realtà l'Arcighe non è un partito ma un'associazione, del vostro partito difendono la gente come me e voi. Io so chi siete voi, o per meglio dire so dove state e vi ho anche visti. So dove state perché state proprio davanti alla mia scuola. Me l'ha detto un mio compagno di scuola quando stavamo uscendo e diceva che in quel palazzo ci sono i froci e le lesbiche. Poi una volta sono rimasto per più di mezz'ora a guardarvi quando davate da bere alla gente in piazza Bra, quando c'è stata la corsa questa primavera e mi sono anche avvicinato a uno di voi, molto gentile. Mi ha dato da bere e mi ha guardato con un sorriso. Sono stato così contento e ho ancora il bicchierino di carta in tavola. Prima o poi, spero di venirvi a trovare, che ho visto il vostro indirizzo davanti alla mia scuola e me lo aveva detto quel mio compagno che aveva visto anche un adesivo giallo. Se usate questa lettera, per favore non parlate del nome della mia scuola o del mio, che però voglio dirvi. Poi seguono nome e cognome e un po' scritto. Spero che Luca dall'alto dei cieli mi perdoni e che sappia che lo penso sempre e che gli voglio bene. E se sapesse dove è la sua tomba, andrei a mettermi in cuore. Questa è una descrizione esatta e precisa di che cos'è l'omofobia e su questo argomento non voglio aggiungere diciamo altro. Poi per chi è interessato a questo libro, che mi piace anche promuoverlo, Pier Giorgio Paterlini, Ragazzi che amano ragazzi. Adesso passiamo diciamo al cuore di questa serata e incominciamo a presentare un altro libro che è esattamente questo qua. Questo libro è scritto da Bruno De Filippis, che è un giurista, un giudice di Salerno, è uno specialista in dinamiche familiari, in diritto familiare. Poi è scritto da Gianmario Felicetti, che è un impiegato informatico, da Gabriella Friso, che si occupa di immigrazione, e da Filomena Gallo, che è un avvocato ed è la segretaria dell'associazione Luca Coscioni. Questo libro si intitola Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere. Non è un libro che si rivolge solo alle coppie omosessuali, tutt'altro, si rivolge alle coppie omosessuali, eterosessuali, di qualsiasi natura. A questo scopo io voglio passare subito la parola a Riccardo Cristiano. Riccardo Cristiano fa parte del direttivo nazionale dell'Associazione Radicale Certi Diritti e quindi ci farà la prima parte di presentazione di questo libro. Riccardo, a te la parola. Ringrazio Alfredo Federico per l'invito come l'anno scorso che siamo stati presenti sia come associazione ed è difficile iniziare a parlare dopo la lettera che ha letto Marco perché comunque ti ci immedesimi, ma forse è proprio questa la ragione che mi porta a far parte dell'associazione Certi Diritti e soprattutto a parlare di questo libro, perché come lui sicuramente ho passato il periodo dell'adolescenza e mi sono immedesimato in quel libro perché l'ho letto. Quest'altro libro invece
anche dal titolo si può capire molto bene certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere. E poi c'è un sottotitolo abbastanza importante, che è per vivere consapevolmente in coppia o in attesa di giuste nozze. In attesa di giuste nozze, perché in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso, tra persone gay e lesbiche, non è consentito. Non tanto perché è sbagliato o non è presente nella Costituzione, quanto che per forma mentis, forse, è difficile concepire per la politica, e non tanto per le persone, che due persone dello stesso sesso, gay e lesbiche, possono amarsi e possono decidere di tutelare i propri diritti dinanzi alla legge. Adesso questo libro è dedicato alle persone eterosessuali o omosessuali che, in attesa appunto di una regolamentazione specifica, vogliono tutelarsi. Abbiamo ad esempio norme di comportamento per la casa. Non so, può capitare che due persone, gay o lesbiche, decidono di prendere casa insieme. Uno dice, la compriamo insieme, 50% io, 50% tu. Ma se uno di due viene a mancare, cosa succede? Succede che i parenti, che magari fino a un giorno prima non li avevano calcolati, anzi magari li avevano esclusi, si possono prendere quell'altro 50%. E quindi magari all'interno di una casa dove avete dei ricordi, avete delle vite passate insieme, avete costruito anche, non lo so, un piccolo mondo, venite espropriati da quel mondo, perché non esiste una legge che vi possa tutelare. È diverso magari il fatto della locazione, in quanto il partner può subentrare. È diverso ancora, ad esempio, il fatto del regime carcerario. Stranamente il regime carcerario non fa differenza tra una coppia di fatto e una coppia unita dal vincolo del matrimonio. Quindi uno può andare in carcere a trovare il proprio compagno o la propria compagna. Questo libro è scritto dall'esigenza appunto delle coppie. Cioè, io sono coppia, faccio coppia con il mio compagno da 13 anni e quando sei giovane non ci pensi perché va tutto bene, però pensi, un domani potrebbe succedere che io potrei non essere in grado di poter scegliere che il mio compagno mi venga a trovare in ospedale. E allora ti poni la domanda e dici, e se dovesse succedere a me? Dici, no, a me non può succedere. No, può succedere. È successo e noi come associazione Certi Diritti abbiamo seguito casi di coppie che all'interno di un ospedale sono state allontanate perché non erano riuscite a tutelarsi. E ci sono situazioni veramente al limite del paradosso. Molti vi domandano, ma perché volete il matrimonio? Il matrimonio, sì, effettivamente la riforma del matrimonio la chiediamo a piena voce perché è qualcosa di difficile. O addirittura c'è la questione ancora più grossa dell'omogenitorialità, dei figli. Molti dicono, ma non potreste essere dei buoni genitori? E poi uno pensa, perché i gay da chi nascono? Cioè le lesbiche da chi nascono? Da coppia etero? Quindi allora loro non sono stati dei buoni genitori? Non è così. O addirittura, non lo so, vi è mai passato per la testa qualcuno che dicesse, soprattutto qualche persona cattolica, ah, ma siete contro natura? Cioè avete mai pensato che Gesù Cristo aveva due padri? E quindi aveva Giuseppe, addirittura che la Madonna è stata fecondata con la fecondazione eterologa, quindi non si sa da chi. Quindi io penso che alla fine ci siano dei paradossi e che bisogna riuscire con la logica e con il buonsenso ad andare avanti. Cosa fa questo libro? Questo libro non fa che la scoperta dell'acqua calda. Ci sono delle piccole norme che riescono a darvi la possibilità di tutelarvi se lo fate. Alla fine, ad esempio, vi dà la possibilità di stilare un elenco che potete sottoscrivere come un accordo, magari andando in comune, facendo autenticare quello che dite, o da un notaio, quindi a pagamento purtroppo, però vi dà, è un vademecum, un piccolo manuale di sopravvivenza, noi lo chiamiamo, vi dà la possibilità di tutelarvi, in attesa che una legge, e qui in questo caso subentrate voi come cittadini, una legge, perché voi dovete scegliere chi votare, e quindi se c'è un partito che magari, non so, è più avvezzo a riconoscere i diritti civili, i diritti delle persone, indipendentemente dal sesso, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, io credo che bisognerebbe puntare su quel partito, o comunque su quell'idea. L'arcigay ha sempre pure, da sempre, portato avanti battaglie di, come posso dire, di uguaglianza,
Non di tolleranza, perché la parola tolleranza a me non è mai piaciuta. Infatti tutte queste associazioni LGBT vogliono dimostrare cosa? Che non c'è differenza tra una coppia etero e una coppia gay, perché esiste l'amore che li unisce. Cioè, io scelgo di amare il mio compagno, non scelgo di stare con lui per altre ragioni. Non è un contratto, anche se poi noi chiediamo che venga riconosciuto il matrimonio civile, che è di per sé un contratto. Però è un contratto speciale, perché unisce due persone che si amano. Il primo passo che dovete fare quando scegliete di formare una coppia qual è? Quello di andare al comune e registrarvi come famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi, perché c'è differenza, potete essere famiglia anagrafica ma potreste costituire singoli nuclei familiari. Invece io e il mio compagno siamo una famiglia anagrafica formata da vincolo affettivo, quindi comunque per la legge, piccola legge, siamo comunque una coppia, anche se non siamo riconosciuti poi dalla legge a livello di testamento, a livello di assistenza in ospedale, a livello di reversibilità della pensione, perché uno deve pensare anche al fatto che io lavoro e un domani la mia reversibilità non va come va per una coppia eterosessuale al mio compagno. Quindi io vi consiglio di comprare questo libro, ma vi consiglio di sostenere le battaglie di associazioni come l'Arcigay, come Certi Diritti, come anche Polis Aperta, che parla delle persone omosessuali nelle forze dell'ordine, che sono poco conosciute, Omocrazia, che è un movimento cosentino. Ce ne sono tante che si muovono pian pianino e nel piccolo riescono a smuovere veramente le montagne. Noi siamo insieme per questa battaglia, che è la battaglia del matrimonio, ma soprattutto la battaglia di abbattere le disuguaglianze, perché vorremmo essere veramente uguali dinanzi alla legge. Voi come cittadini ci potete dare una mano partecipando, come state facendo oggi, acquistando questo libro che costa 12 euro e vi dà la possibilità di conoscerci. E soprattutto ringrazio di nuovo Alfredo Federico, perché queste manifestazioni portano alla luce la normalità di coppia, la normalità di un essere che siamo tra di voi da sempre e magari ci conoscete, però quando ci troviamo poi dinanzi alla legge non esistiamo, come non esistono ad esempio i figli nati dalle coppie omosessuali, sono più di 100.000 in Italia. Quindi io vi consiglio di informarvi, perché informarvi significa soprattutto riuscire a scegliere, e per scegliere noi dobbiamo essere liberi, perché la libertà più grossa che abbiamo è quella di non svenderci mai, di non svendere mai l'unica cosa che abbiamo, che è la nostra dignità. Quindi io vi ringrazio e vi do un buon proseguimento di giornata. Grazie ancora. Bene, grazie a te Riccardo. Come vedete qui in piazzetta abbiamo una mitica Volkswagen e dentro c'è diciamo la rappresentazione di ciò che la comunità LGBT vorrebbe. Dillo direttamente tu. Ringraziamo Mascaro Spose, perché l'idea è venuta direttamente da loro di fare questa macchina, quindi grazie. Ringraziamo perché ci ha portato diciamo una bella rappresentazione di ciò che la comunità LGBT vuole. Vabbè, non fate caso ai manichini, perché per ragioni di spazio sono senza le gambe, quindi non si accettano critiche. Sì, vabbè, ci volevano 4 manichini ma non erano a disposizione, comunque rendono bene l'idea. Allora, quando noi parliamo di matrimonio, parliamo chiaramente di matrimonio civile, quello che si fa in comune. Io lo specifico sempre perché spesso magari si confonde il matrimonio religioso, che è altra cosa, e che comunque, voglio dire, non penso che per i prossimi 2000 anni una cosa del genere potrà diciamo ottenersi. Però non siamo qui diciamo per muovere delle critiche, per carità, noi siamo assolutamente laici, per cui ci interessiamo delle cose che riguardano il comune e le istituzioni in particolar modo. Allora, io sono quasi 13 anni che ho un compagno, e forse vi ricorda qualche cosa che ha detto Riccardo prima. Fate voi l'analogia. Poi diciamo che un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo bene, io ho fatto la famiglia anagrafica per vincoli affettivi in un comune in provincia di Catanzaro. Diciamo che la cosa non porta un granché di benefici, potrebbe portare dei benefici se ad esempio il comune facesse,
adesso io queste cose non è che le sto dicendo a caso, perché abbiamo il primo cittadino qui presente, no? Se magari tutta una serie di regolamenti venissero estesi e cambiati anche a questo tipo di famiglie anagrafiche, dove non c'è nemmeno il bisogno di citare la famosa parola del peccato, vale a dire coppie dello stesso sesso. Quindi basterebbe soltanto citare le famiglie anagrafiche per vincoli affettivi ed estendere magari tutti i benefici che possono avere queste coppie che vivono insieme e che sono regolarmente registrati. Queste sono piccole cose, non tutte, che si possono fare. Adesso, fino adesso noi abbiamo parlato delle cose, diciamo, un po', come posso dire, romantiche, le cose, diciamo, che vanno bene. Adesso il compito di Emanuela Leone, invece, che sta alla mia destra e che è la segretaria dell'EOS Arcigay di Cosenza, ci parlerà, diciamo, del risvolto della medaglia di tutto quello che abbiamo detto, del risvolto della medaglia, quello che mette in evidenza questo libro, perché questo libro è un vero e proprio manuale, cioè dice alle coppie conviventi eterosessuali, omosessuali, di qualsiasi natura, quali sono i diritti e quali sono gli istituti ai quali queste coppie possono accedere. Però c'è un risvolto della medaglia, e quindi ad Emanuela gli cedo subito la parola. Ancora Alfredo, ringrazio Assunta, Domenico per la loro presenza. Allora, questo libro fa male, fa veramente male. Come ha detto Riccardo, non scopre l'acqua calda, però è un manuale che ti dice tutto ciò a cui tu non hai diritto. E non sei nessuno, vivi con una persona per tutta la tua vita e rimani nessuno. Non hai diritto sui figli, non hai diritto sulla casa, non hai diritto alla pensione, non hai diritto a nulla, a meno che il tuo compagno finisce in galera. Allora lì lo posso andare a trovare, vengo riconosciuta come convivente. Allora il libro si legge facilmente, velocemente. Mentre lo leggi dici, ma dove vivo? In quale stato democratico e civile vivo? Io non riconosco questo nel mio Stato. La Costituzione c'è, i patti lateranensi ci sono, non viene applicato nulla. Io vivo in uno Stato che comunque è uno Stato del Vaticano, dove il Vaticano decide che il matrimonio è solo matrimonio religioso. A me sembra che lo Stato italiano è uno Stato laico, per cui forse dovrebbe riconoscere i diritti a tutte le persone che vivono nel proprio territorio. Cos'altro ti fa male? Ti fa male proprio il fatto che dici, io sono cittadino, pago le tasse, ti vengo a votare e i miei diritti affettivi, esistenziali, tu li calpesti. Non li calpesti soltanto alla comunità LGBT, la calpesti pure a me che sono etero. Perché ho deciso di non sposarmi, ma sarò nessuno. L'unica cosa che come donna potrò avere è il riconoscimento di mio figlio e mia figlia, perché sarà solo esclusivamente mio se il mio compagno non lo riconoscerà. E questo che schifo di paese è? L'Arcigay sono anni che combatte per una sorta di matrimonio. L'hanno chiamato Pax, abbiamo portato la bandiera, non abbiamo ottenuto nulla. Per l'ennesima volta, cioè in questi giorni, il movimento politico italiano vi parla di coppie. Dopo che caso ci saranno le elezioni? Quindi forse serviamo per votare? E adesso si parla, il PD, il segretario del PD Bersani dice una cosa, l'onorevole Bindi dice che siamo incivili, non parliamo degli altri perché sennò potremmo avere momenti di mal di stomaco molto forti. Casini l'hai nominato tu, però ce ne sono tanti altri che proprio dici l'Orti, eccola. Vabbè, Giovanardi, che non so per quale motivo si trova là. Vorrei sapere una persona che l'ha votato e capire cosa ci hai visto in quella persona, perché offende tutti costantemente. Allora si riparla di coppie, si riparla di matrimonio. Importante è mettere i puntini. Io vengo da una riunione politica che si è fatta a Bologna domenica. L'Arcigay vuole rimettere il puntino a livello mediatico su quello che diceva Marco, matrimonio civile.
non matrimonio religioso, nessuno vuole il matrimonio religioso. Si vuole un matrimonio civile, riconoscimento civile, perché siamo laici, in uno Stato laico. Punto. Si è deciso a livello nazionale, poi ci sarà il consigliere di Reggio, Lucio D'Attola, che vi spiegherà meglio, di fare una campagna politica con il registro delle coppie, dove si chiederà a tutti i comuni, anche i piccoli comuni, di attuare questo registro. Dopodiché tutte le coppie di fatto dovremmo andare ad iscriverci per poi, magari fra un anno, andare a Roma e dire: "Toh, guarda un po', siamo iscritti in 500, siamo 1000, siamo 1 milione, ci vuoi riconoscere?" Questo è quello che si deve fare, perché altrimenti finiremo per l'ennesima volta che perderemo il treno, perché in Italia rischiamo sempre di perdere i treni, perché sì, ci litighiamo fra di noi, sì, facciamo manifestazioni, poi al momento in cui devi combattere, ma a me non mi interessa sposarmi, chi se ne frega, e nessuno fa più nulla. E l'altro ieri, Milano, ieri mattina Milano ha finalmente avuto il suo registro dopo 11 ore e 40 minuti. Cioè, 11 ore e 40 minuti di un consiglio comunale vuol dire che ci sono stati dalla mattina alla sera e sono scannati. Per fare una cosa che è civile. E ieri stesso a Napoli il sindaco De Magistris ha inaugurato il registro. E Napoli l'aveva già fatto, ieri si sono cominciati a sposare, io uso questo termine perché mi piace, a iscriversi le varie coppie. E quindi c'è un filo che lega il nord e il sud, continuiamo a farlo andare avanti questo filo, e sarebbe importante, noi come Certi Diritti, EOS, Omocrazia, abbiamo fatto da poco un comunicato stampa, perché a Cosenza, per aiutare Assunta, perché io ero fuori quando l'avete fatto, si è fatto un comunicato stampa perché va a fare il registro. Diamoli qualche giorno, dopodiché andiamo in piazza a chiedere: "Scusate, l'avete fatto?" Purtroppo a Reggio è andata come è andata, cioè non l'hanno approvato. Andiamo anche in piazza a Reggio, raga. Muoviamoci, perché altrimenti perdiamo anche questo treno e ci ritroveremo qua fra 20 anni, tutti vecchietti, a dirci le stesse cose. E non credo sia carino, io non mi voglio sposare in chiesa. Vi prego, andiamo tutti a un comune a sposarci. Vi supplico, fatelo per me a questo punto, perché sono stufa di non essere nessuno. Grazie. Allora, vi garantisco che dopo resterete sorpresi di Emanuela, capirete dopo perché, anche perché dopo cambierà, fra poco cambierà l'ambientazione, per cui verrà intervistata una coppia gay, una coppia eterosessuale, ci sarà questa intervista doppia, per così dire, sarà particolarmente interessante. E allora, volevo darvi anche una comunicazione di servizio. Sotto il gazebo verde di là, allora, c'è del materiale informativo sia di... Allora, c'è il materiale sia dell'Associazione Radicale Certi Diritti, il materiale informativo, e sia di Arcigay. In quel materiale là è anche possibile acquistare il libro Certi Diritti delle coppie conviventi non sanno di avere, però in quel materiale lì c'è una cartolina, in particolar modo noi la chiamiamo la cartolina, la mappa di Ilga, una sorta di cartolina dove fa vedere i diritti della comunità LGBT nel mondo. Vi dico soltanto una cosa, perché magari in Italia si stenta a crederci, no? Perché in ogni caso, anche se in Italia ci sono quasi zero diritti per la comunità omosessuale, comunque in questa piazza possiamo parlare liberamente, senza problemi. Se fossimo a Teheran, in Iran, qui ci sarebbe una forca. Ahmadinejad, che è il presidente, faccio fatica a dire questa parola, no? Presidente dell'Iran, no? Ha affermato in più occasioni che in Iran gli omosessuali non esistono, ma per una semplice ragione: li ammazzano, cioè li appendono ad una forca. Cioè, essere omosessuali, cioè scoprire o essere dileggiati
o anche sospettati di essere omosessuali, significa fare la galera, come si fa in tantissime parti del mondo. E c'è gente che viene uccisa, cioè viene messa alla forca, viene impiccata perché ama una persona, perché ama un'altra persona, ed è una persona del proprio stesso sesso. Quindi lì c'è del materiale informativo che potete avvicinare, potete prendere delle spillette, potete prendere queste mappe dell'ILGA, dove i grossi problemi non ci sono solo in Iran ma anche in tantissimi altri paesi. E poi tornando sul discorso della religione, in Italia esiste una comunità che benedice le coppie omosessuali, e che è la comunità valdese, per cui per chi è, diciamo, è religioso e vuole avvicinarsi, a condizione che gli stia, diciamo, che gli stia bene la comunità valdese per esempio benedice le unioni omosessuali. Adesso io non so se il sindaco vuole intervenire adesso oppure possiamo andare avanti con un altro, andiamo avanti con un altro intervento. Bene. Allora io voglio passare la parola a Lucio D'Attola, che è avvocato, è stato qui anche l'anno scorso e ci presenterà adesso il suo intervento. E Lucio D'Attola è dell'Arcigay Due Mari di Reggio Calabria, quindi ha fatto un bel po' di strada per raggiungerci questa sera. Buonasera a tutti, grazie ad Alfredo, sindaco, buonasera, grazie a Marco, grazie a Riccardo, grazie a Assunta, grazie a Leos e grazie a San Giovanni, voglio dire il fiore che ci ospita. Sì, è il secondo anno che siamo qui e vi dirò, si sta benissimo, almeno a livello di clima si sta benissimo, e non solo di temperatura, proprio di clima. Volevo innanzitutto appunto portarvi due esperienze. La prima, appunto, quella della proposizione, della discussione al Comune di Reggio del registro delle coppie di fatto. Io sono entrato in consiglio comunale l'altro giorno alle 12, sono uscito alle 9:30 di sera. Vedendo passare molti ordini del giorno in discussione prima del registro delle unioni civili e sentendo degli interventi sull'ordine del giorno che riguardava l'approvazione del registro, veramente in parte infamanti rispetto a tutta la comunità, rispetto a tutta la cittadinanza, rispetto a tutta l'Italia, e da un lato chiaramente, dall'altro lato ho sentito una grande apertura e la difesa non solo di una minoranza, ma la difesa probabilmente di un atteggiamento che è l'atteggiamento italiano di accoglienza e di apertura verso il diverso, e mi permetto di dire verso lo straniero è chi non ha diritti in questa terra e viene da fuori, si sente fuori, è fuori dall'ordinamento, ed è stata un'esperienza molto, molto pesante. Poco prima, qualche settimana prima, io faccio parte della Commissione Giuridica Nazionale e ho partecipato alla stesura del progetto della legge, della proposta di legge popolare per i matrimoni. Mi sono confrontato con realtà, eravamo proprio a Milano, mi sono confrontato con realtà che mi hanno fatto venire la pelle d'oca, perché mi hanno dimostrato una forza d'animo e una voglia di lottare e una necessità di formarsi e di studiare da parte delle istituzioni, oltre che da parte degli associati, molto importante, che ahimè non è una questione di nord e sud, è una questione probabilmente di grande e di piccolo paese, di grande e di piccolo comune. E io non ho dubbi che San Giovanni sia un comune grande da questo punto di vista, da un punto di vista sicuramente intellettuale, anche perché sennò non saremmo qui. E quindi auspico che a breve si possa arrivare a un registro. Vediamo, ci iscriviamo tutti qui, chiaramente. E queste sono due riflessioni che stanno, secondo me, molto bene insieme alla presentazione di questo libro, perché una cosa che vorrei si capisse è che il registro delle unioni civili non dà alcun tipo di status, non ha un effetto di cambiamento di status delle persone. Io non passo da single a sposato, da celibe, nubile a sposato, sposata.
divento convivente, o meglio sì, divento convivente, ma il convivente non ha una sistematica normativa giuridica che lo possa tutelare. E quindi abbiamo questo mondo, che è il mondo normativo, che è molto lontano dalla realtà. Qualche giorno fa parlavo con un'amica che insegna all'asilo e mi raccontava Bologna, mi raccontava che iniziano ad esserci i primi figli di coppie, di lesbiche e di gay. E mi diceva, noi ci troviamo in grande difficoltà perché non sappiamo quale programma pedagogico, educativo dobbiamo attuare e stiamo rimettendo in discussione il tutto. E mi spiegava, soprattutto in quelle ricorrenze come la festa del papà, la festa della mamma, come fai a fare capire al bambino che il quadro, il piccolo lavoretto che lui può fare, la lettera che può mandare a casa, è una lettera che, se è figlio di di una coppia omosessuale, di una coppia di ragazzi gay, non può mandare nella giornata della festa della mamma. E questa è la vera discriminazione che ancora esiste in Italia e che è con la quale fra qualche anno ci dovremo confrontare brutalmente se non si interviene da un punto di vista normativo. E un altro aspetto che attiene le coppie e che chiaramente è previo rispetto all'educazione di figli che vengono da coppie lesbiche o da coppie che nascono o che crescono in coppie omosessuali, in coppie lesbiche, in coppie gay, in coppie lesbiche, l'altro aspetto è che la coppia ha due effetti, un effetto che è sicuramente un effetto interno fra i partner, tra la soggezione che si può provare andando per strada mano nella mano con una persona dello stesso sesso, sentendosi guardati, additati, esclusi, giudicati dagli occhi degli altri. Ma questo è il primo bagno di sangue che chiaramente tutti dobbiamo fare nel momento in cui prendiamo coscienza della nostra vita e responsabilmente tentiamo di viverla. E il secondo effetto in Italia non è semplicemente avere il diritto di sposarsi, avere figli, avere reversibilità della pensione, eccetera. È un effetto che deve essere politico e trascinante rispetto a tutta la comunità. Io stimo moltissimo le coppie che si sono iscritte al registro a Milano e a Napoli per un semplice motivo, perché hanno una responsabilità rispetto a tutti noi, devono farci capire che la coppia, in maniera pubblica, espressa, noi potremmo pure chiedere, credo che sarebbero d'accordo, di seguirli a mo' di Grande Fratello, giorno per giorno, 24 ore su 24. Sono persone che danno un segnale alla comunità eterosessuale, alla comunità politica ed anche e soprattutto alla comunità omosessuale. E questo, e forse proprio da questo, proprio dalla coppia, intesa come l'ha intesa la Corte Costituzionale con l'ultima sentenza del 2012, ora non ricordo il numero, comunque l'ultima sentenza, chiedo scusa, la Corte di Cassazione del 2012, considerate insieme alla sentenza della Corte di Cassazione del 2010, che dà la dignità di coppia a tutti gli effetti alla coppia formata da uomo e uomo, da donna e donna. Sono convinto che nel momento in cui il valore della coppia, indipendentemente dall'orientamento dei componenti, verrà messo sul piatto degli interessi, sul piatto dei valori, verrà considerato per come merita, un diritto alla felicità seriamente inteso, un diritto all'amore seriamente inteso, allora non ci sarà neanche più il dubbio se ammettere o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Anzi, credo che si vedrà in questo, in maniera globale, totale, univoca, una possibilità per tutta la nazione. Grazie. Grazie, grazie a te, Lucio. Allora, adesso bisogna andare avanti un po' spediti. Io invito Aurora Staino, non ho insistito prima perché so che è timida, ad accomodarsi qua vicino a me. Ah, non sei timida? Allora, vedi. Allora, Aurora
è del comitato genitori del movimento Mocrazia. Mocrazia è un'associazione LGBT di Cosenza e qui ci sono due rappresentanti, c'è Assunta, che è la figlia poi dopo di Aurora, e c'è anche Domenico. E, adesso parliamo un po' di omogenitorialità e vorrei affrontare ma proprio un accenno, diciamo, ad un tema che è l'educazione sessuale, per esempio, in Italia è assolutamente assente. Ci sono carenze, diciamo, che partono dalla famiglia e carenze enormi nella scuola, cioè, ma basterebbe poco, no? Cioè, se gli insegnanti, le figure di riferimento nelle classi dicessero ai bambini e ai ragazzi: guarda che se ti capita che ti sta molto più simpatico e che ti innamori del compagno di banco che del tuo stesso sesso, non sta succedendo nulla di anormale, ma può capitare, è una cosa che è assolutamente normale, che ogni tanto capita. Basterebbe questo per far cadere tutta una serie di preconcetti, tutta una serie di atti omofobi nelle scuole e si risolverebbero un sacco di problemi. Se ci fossero qui dei genitori che vogliono insegnare, diciamo, queste cose ai figli, magari hanno dei figli piccoli, vi posso suggerire due libri che sono simpaticissimi, si trovano facilmente su internet, per cui basta ordinarli, e che sono Piccolo uomo e Il segreto di papà. Vi lascio, diciamo, queste tracce e non vi spiego oltre, perché vi voglio lasciare, voglio dire, un po' anche la curiosità di andare su internet, andare a cercare e vedere di che cosa si parla. E si parla di omogenitorialità in questo caso. Allora, Aurora, tu ci devi parlare, insomma, di omogenitorialità, perché sei la mamma di una ragazza lesbica che è fidanzata. E, parlaci un po' di questo rapporto, delle dinamiche familiari, e portaci un po', facci conoscere un po' la tua esperienza. E buonasera a tutti, innanzitutto. Mio marito ed io siamo a conoscenza della omosessualità di Assunta quando aveva all'incirca 17-18 anni. Prima probabilmente non si era accorta nemmeno tanto lei, era un po' in dubbio, cercava, comunque non trapelava granché della situazione. Poi io ho incominciato ad osservarla, perché magari una mamma è sempre più vicina alla figlia che non tanto il padre, che sta più fuori, che allora cerca certi argomenti, magari non vuole entrarci, e ho incominciato ad osservarla e quindi ho incominciato a chiederle qualche cosa in merito. Lei mi ha parlato tranquillamente della sua omosessualità, me l'ha dichiarata, ne ho parlato con mio marito, il quale, mio marito, ha detto: benissimo, se nostra figlia è omosessuale non è colpa sua, non è colpa nostra, è una persona come tutte le altre, la dobbiamo amare e rispettare. E questo abbiamo fatto nella nostra famiglia da 7-8 anni e continueremo a fare. Lotteremo per questo. Grazie, ci vuoi dire altro? Avevi preparato, diciamo, un intervento oppure? Sì, io ho preparato un intervento che è un pochino diverso, anche tocca dei temi politici, che poi sono i temi politici che riguardano anche i ragazzi omosessuali. Se ci sono difficoltà, se non c'è lavoro, se c'è tutta una serie di problematiche, ovviamente riguardano anche loro. Non è solo il fatto del riconoscimento, del registro, che sono comunque cose importantissime, ma se viviamo in una società malata ne paghiamo le conseguenze anche noi. Con l'aggravante però che noi non abbiamo nessun diritto che ci tutela, lo Stato non ci riconosce, questa è la parte più brutta. Allora, in questi giorni quindi è ritornata ad attenzionare gli omosessuali, promettendo inizialmente la legge per i matrimoni gay, successivamente ha parlato di legge per il riconoscimento dei diritti civili alle coppie di fatto. Io dico che sarebbe tempo di farla veramente una legge. Però mi chiedo, se fino ad ora il PD non c'è riuscito, perché nello schieramento convivono forze cattoliche,
ritiene di riuscirci ora che si profila un'alleanza con l'UDC di Casini? Non sarà una falsa promessa per cercare voti, visto il calo di consensi generale nei confronti dei partiti? È motivata la differenza nei confronti dei partiti, che purtroppo negli anni e che negli anni si sono alternati al governo del Paese, perché lo hanno portato al fallimento economico. Noi siamo molto vicini alla Grecia e alla Spagna. L'Italia ha un debito pubblico altissimo che potrebbe compromettere drasticamente il nostro futuro. Attualmente viviamo una preoccupante crisi economica che genera difficoltà e paura nel Paese. I provvedimenti strutturali che il governo Monti prende sono tutti a carico di noi comuni mortali e lì si fermano, mentre le caste, i furbetti, i privilegiati non pagano mai. Che fine ha fatto l'annunciato taglio al costo della politica, ai finanziamenti ai partiti, del numero dei parlamentari, dei compensi d'oro agli amministratori, degli sprechi, delle 75.000 auto blu che ci sono in Italia, della lotta all'evasione fiscale che oggi ha raggiunto la cifra di 275 miliardi di euro, e ci sarebbe tanto altro da elencare. È un fiume di miliardi che paghiamo soltanto noi e non è giusto. In questo contesto preoccupante per tutti gli omosessuali e le coppie di fatto, pagano ad uno Stato che non li riconosce legalmente. Per cui io dico, facciamo qualcosa, impegniamoci singolarmente a fare nascere quella forza che io chiamo una grande catena solidale, formata dagli omosessuali, le loro famiglie, i parenti e gli amici. E per contrastare la discriminazione e l'omofobia e per rivendicare con più forza i diritti negati. E oggi aggiungo, facciamo pesare i nostri voti per dire a quelle forze politiche che non ci hanno mai considerato e a quelle che hanno fatto soltanto finta di ascoltarci che questa realtà esiste e pretende giustizia, dignità e rispetto. E pretende anche un governo che risolva seriamente i gravi problemi dell'Italia. E poi una nota allegra per concludere. Guardiamo al piccolo ma importante passo compiuto dal Comune di Milano, perché è notizia di ieri. Bene, a Milano la delibera della Giunta è stata approvata con un voto dei grillini, uno del FLI e uno persino del PDL, mentre la componente cattolica del PD, e questo mi preoccupa, si è astenuta. Questa è una strada da percorrere, partire dalle istituzioni locali, come è stato già detto, per arrivare a una legge dello Stato, senza però perdere di vista l'obiettivo della legge sui matrimoni gay, che al momento però ha impedimenti costituzionali. Allora, ci stiamo avvicinando alla seconda parte. Adesso passo la parola al sindaco e si avvicinerà a questa seconda parte che durerà più o meno un quarto d'ora, 20 minuti e che sarà l'intervista doppia fra una coppia gay e una coppia eterosessuale, per cui vi invito, diciamo, a restare perché forse sarà una cosa, diciamo, simpatica e che magari a tratti potrà anche divertirvi. Non so cosa ne uscirà fuori, però forse potrà essere anche divertente. Allora, sono lieto adesso di dare la parola al sindaco, che voi conoscete tutti, chiaramente, Antonio Barile. Buonasera, intanto prima di parlare dell'argomento un ringraziamento ad Alfredo, che forse è più avanti di noi. Noi amministriamo questo paese dall'anno scorso, lui ha fatto un po' di più per questo quartiere di tanto tempo. E questo ce ne dispiace un po' perché certe volte per piccole cose non si possono fare. Quando si trova una persona come lui o chi gli sta vicino, disponibile a dare al proprio quartiere la sua disponibilità di tempo e anche economica, sono opportunità che vanno colte dall'amministrazione comunale. Noi lo stiamo facendo e lui lo sa.
però probabilmente con poco di più economicamente potevamo amplificare questa sua azione, ma lo faremo. Andavo prima e vedevo qua sotto quella piazzetta che abbiamo inaugurato, che potevamo fare di più per la piazzetta e forse quello spazio sotto. Parliamo di cose che si fanno con 1.500 euro. Abbiamo la fortuna a San Giovanni in Fiori di avere un gruppo di precari che con una convenzione della Regione Calabria li ha messi a disposizione per questi lavori. E che io ringrazio perché ci stanno dando molto. E quindi il mio ringraziamento con l'impegno che faremo di più, con la speranza che entreremo di più persone come lui in questi quartieri. Sono convinto che le sorti di San Giovanni in Fiori dell'Italia tutta, se non coinvolgiamo la gente, la popolazione, se non facciamo amare il territorio, anziché parlare e criticare qualsiasi tipo di politico, non si va da nessuna parte. San Giovanni in Fiori abbiamo risorse umane per risolvere i nostri problemi al di là della politica, della destra o della sinistra. I cittadini prima di criticare devono fare di più. Prima di criticare si devono impegnare al massimo, poi quando la politica disturba la loro azione o l'ostacola, in quel momento hanno il diritto di lamentarsi. Se non fanno prima questo, anche loro sono in torto. Detto questo, stasera io dovevo andare via, però a un certo punto ho fatto una riflessione che avevo il dovere di stare qui. Avevo il dovere perché io come sindaco vivo una realtà così critica. San Giovanni in Fiori siamo immersi nelle problematiche di bilancio e problematiche sociali immense. E se un sindaco li sente tutti, li percepisce tutti, credetemi che si vive male. Si vive male perché lo sforzo è enorme da fare e noi ce la stiamo mettendo tutto. Però ti senti così piccolo davanti a queste problematiche così grosse, di tutti i tipi, insomma. Però poi a un certo punto rifletti, non è che io mai lo abbia mai scordato queste problematiche degli omosessuali, ma non solo, dei tossicodipendenti, di tutti quelli che in questa società hanno problematiche che sono definiti così diversi. Ti soffermi e dici che oltre alle problematiche, come diceva la signora, di tutti i cittadini, poi si aggiunge il dramma della propria interiorità. E per superare queste cose io credo che l'impostazione un po' che sento dalle associazioni dei gay, forse permettetemi senza presunzione, è un po' sbagliata come direzione. Puntare in alto alla legge per i matrimoni civili, dimenticandosi tutto quello che bisogna ottenere prima, forse è un po' sbagliato e forse c'è uno spreco di energie. Dico questo e spiego il perché. Perché la politica purtroppo vive di consensi. I politici non dicono quello che pensano, ma dicono quello che gli fa comodo, che gli fa avere consensi. E se oggi in Italia sostenere i gay di destra o di sinistra non conviene a nessuno, in questo momento c'è la Chiesa che è potente. Contro la Chiesa è difficile che qualcuno si metta, ma è difficile che si mettano contro i consensi, contro il popolo. Quindi al di là della sinistra e della destra, che ognuno lo fa per i propri comodi. Io sono del PDL, ma modo mio, sono un fuoco anomalo, come è scritto a questo partito. Ma non credo che nella sinistra ci siano quelli che amano i gay o che capiscono le esigenze di gay, e nella destra no. No, nella sinistra c'è qualcuno che sa, che si spinge prima di una campagna elettorale verso i gay, mantiene i propri consensi. Nella destra sa che si parla dei diversi, perdono consensi. Questa è la realtà, è questo che noi dobbiamo guardare. Non dobbiamo far capire ai politici le problematiche dei gay o dei diversi, perché tanto loro lo sanno, lo conoscono bene, ecco, quali sono le problematiche, però hanno un'esigenza più grossa, i consensi, e contro quelli non si muovono. Allora dico questo perché bisogna partire dal basso. E quando io sento quella lettera, questi drammi che si vivono, forse quelli sono gli estremi, ma ci sono drammi molto più piccoli, quelli della signora che diceva: marito, ok, noi l'accettiamo perché nostra figlia la amiamo, ma non è colpa nostra. Non è stato accettato nostro figlio, scusi. Mia figlia è la nostra vita. Sì, sì, io dicevo, volevo dire questo. Però suo marito, quando ha detto questo, ha detto non è colpa nostra, come se una colpa ci dovesse essere in queste cose. Come si fa ad avere colpe in queste cose? Uno bisogna desiderare di avere un figlio che abbia la capacità di amare e che venga amato, punto. Cioè questo è quello che è importante nella vita. E poiché c'è questa cultura terribile contro queste situazioni, io credo che si debba combattere questa situazione. Perché io mi chiedevo prima, otteniamo domani mattina il matrimonio civile e poi il dramma del figlio, della coppia gay continua a rimanere lo stesso, anche se abbiamo la legge
problema di quando va a scuola, i suoi imbarazzi, quelle situazioni che portano ai suicidi, non credo che venga cambiata con una legge, anche perché una legge è difficile ottenerla domani mattina. Allora credo che bisogna lavorare di più. No, no, ma io non voglio, io credetemi che non voglio fare interventi. Sì, però io credo che bisogna, per esempio stasera, io sono rimasto qui e io lo faccio in modo spontaneo, lo faccio a titolo personale, ma sono il sindaco di San Giovanni e quando poco fa ragionavo e dicevo sono il sindaco, ho detto che devo stare ancora di più qui per far vedere agli altri che il sindaco è a cuore questa situazione, come ha a cuore il dramma dei senza casa, dei senza reddito, come non posso avere a cuore la sofferenza di qualcuno, è la sofferenza che bisogna... Allora io intanto abbiamo votato l'anno scorso, quindi a San Giovanni non si vota. Io non ho problema a mettermi contro la Chiesa, contro chiunque. Io faccio il sindaco perché tento di migliorare questa collettività. E se questa collettività si cerca di migliorare contro, andando contro qualcuno, a me non mi interessa niente. Io nella vita devo fare tutt'altro. Io so che la Chiesa è un grosso ostacolo per la politica affinché si risolvano questi problemi. Perché a loro fa comodo questo. Fa comodo questo, io non ho paura di dirlo, non mi interessa perdere consensi, che me ne dovrei fare dei consensi se poi non posso fare quello che io voglio, quello che io sono, figuriamoci. E quindi dicevo, partire dal basso, e cambiare la cultura della gente, far capire che voi, oltre alle problematiche che abbiamo tutti noi, ne avete un'altra, quello di far riconoscere il vostro amore agli altri, di essere liberi di amare. Pensate a quell'assurdo voi dovete vivere, quanto è difficile amare in questa vita, se qualcuno ci riesce come voi, perché credo che siano pochi poi le coppie che si amano veramente nel vero senso della parola, se voi ci riuscite poi avete il problema di dimostrarlo in mezzo alla strada. È un dramma terrificante che forse potrebbe creare qualche problema, perché poi alla fine si crea una sorta di ghetto. Io devo difendermi contro questa società, quindi accento il rapporto che io ho con l'altra persona, invece dovrebbe essere una cosa naturale. E quindi dico, è quello che dobbiamo tentare di fare. Dobbiamo tentare di fare che voi siete esseri umani come tutti gli altri, che avete l'esigenza di amare come amano tutti gli altri, avete bisogno di avere rapporti con altri sessuali come ce l'hanno i maschi e le donne, e su questa scia cercare di allargare il consenso tra la popolazione, perché questo poi faciliterà la via anche alla legislazione. Su questo non ci sono dubbi, se i politici sapessero che il 70% degli italiani condividono le vostre battaglie, domani mattina farebbero la legge, su questo non ci sono dubbi, e anche la Chiesa avrebbe qualche ripensamento, secondo me, se i loro fedeli condividessero le vostre cose. Però c'è una cultura ancora molto, ma molto arretrata, quell'omofobia di cui parlavo è una realtà, mia madre, se sapesse che io sono qui stasera a dire queste cose, domani mi terrebbe il broncio, perché mia madre è una che tutte le sere va in chiesa, ma non posso illudere domani mattina di andare a cambiare la visione di mia madre, che ha 70 anni in chiesa per 70 anni mi ha detto determinate cose. Però si può lavorare sulle fasce più basse, concentrare l'attenzione sui politici e sulla battaglia contro la politica che deve cambiare la legge, forse ci fa sprecare energie verso un'altra direzione che ci renderebbe la vita più facile. Io credo di aver espresso il mio pensiero, la mia disponibilità massima. Io prenderò in considerazione anche questo registro delle coppie, non sapevo di questa possibilità, ne discuteremo. Questo è il problema di me sindaco a San Giovanni in Fiore. Se si possono alleviare determinate situazioni, invece mi dispiace che non ci sia più gente qua stasera, ci saranno delle coppie omosessuali anche a San Giovanni in Fiore, però non ci sono qui stasera, e quindi è un dramma serio, perché non si ha il coraggio neanche di affrontarlo pubblicamente. Quindi tutta la mia disponibilità, di nuovo grazie per avermi dato questa opportunità, grazie a Federico e buona fortuna, auguri. L'opportunità in realtà è tutta nostra, perché ripeto, non è un caso. Adesso diciamo, non vogliamo animare un dibattito, perché il confronto con l'istituzione è sempre abbastanza anzi, un invito che posso fare all'amministrazione è quello di aprire magari proprio un tavolo istituzionale. Qui siamo, diciamo, chi ha parlato stasera siamo rappresentanti di associazioni, per cui è molto facile aprire proprio un tavolo di discussione in comune e darci l'opportunità a noi di farci conoscere anche alla Giunta, al Consiglio Comunale, e fare magari un percorso insieme di crescita e arrivare
ha, diciamo, questa cosa simbolica che è il registro delle coppie conviventi. Certo. Io dicevo, cercate di comprendere pure lo stato in cui si vive, no? Adesso nei comuni, i tagli che abbiamo avuto quest'anno, che ci rendono quasi la vita impossibile. Mi ricordo una volta, eravamo in un consiglio comunale e parlavamo dell'abbazia che aveva seri problemi di stabilità, e dovevamo parlare di quel problema. Un disoccupato si alzò e disse: ma che me ne frega a me che cade l'abbazia se io questa sera non posso mangiare. Quindi la difficoltà molte volte davanti a drammi sociali, a problemi sociali così grossi, introdurre queste problematiche, cercate pure di capirla, che ci sono grosse difficoltà a introdurre questi temi in un posto dove problematiche sociali sono grosse, grosse in tutta Italia, ma specialmente in certi posti del sud. Questo è assolutamente comprensibile. Io diciamo, adesso dobbiamo passare alla seconda fase della, diciamo, vi ho promesso, diciamo, l'intervista, che è una cosa, diciamo, abbastanza simpatica, anzi spero che lei possa restare. Volevo fare soltanto un accenno su una cosa. Allora, più o meno 20 anni fa, soprattutto Arcigay, che è l'associazione più numerosa, la più rappresentativa in Italia della comunità LGBT, è partita con la politica dei piccoli passi. La politica dei piccoli passi purtroppo in 20 anni ci ha insegnato la storia del nostro movimento, non ha portato risultati, questo è il dramma. 5 anni fa l'associazione radicale Certi Diritti ha avuto come uno scatto, era il dire, il matrimonio, parità, il matrimonio civile, a questo bisogna puntare, non ad un surrogato, ad una cosa che si chiama in un modo diverso, eccetera, eccetera. L'hanno fatto in Spagna, l'hanno fatto in Olanda, l'hanno fatto in Belgio, l'hanno fatto in altri paesi. L'hanno fatto in Germania. Poi in Germania c'è un'altra cosa, parlo di matrimonio. Matrimonio civile, proprio la totale parificazione fra coppie eterosessuali e omosessuali, in America pure. E quindi è accaduto questo. Quindi questo che lei percepisce, diciamo, forse come un errore da parte della comunità, noi invece l'abbiamo percepito come una nuova strada, perché per 20 anni... purtroppo la politica dei piccoli passi in Italia non ha portato a nulla e adesso siamo di fronte a questo cambio di strategia. Dove arriveremo chiaramente non lo sappiamo. Ok, adesso noi non vogliamo trattenervi, no, dobbiamo aprire un dibattito, non ce l'ho. Ah certo, assolutamente, prego. Volevo approfittare per regalare allora il libro al sindaco, così magari il sindaco può conoscere ancora meglio le nostre battaglie, anche perché lì c'è scritto tutte le ragioni che ci hanno spinto ad arrivare fin qua e magari ad arrivare a... Allora, adesso faremo un cambio veloce di ambientazione. Allora, qui seduti da questa parte qua ci sarà Lucio, ci sarà Emanuela, invito Eugenio a raggiungerci, che è scappato e letteralmente terrorizzato. Sì. Il sindaco lo invitiamo chiaramente a seguire pure questa parte. Allora, qui ci sarà Lucio, Emanuela. Siamo arrivati al momento dell'intervista. Allora, incomincia la seconda parte, io non condurrò più, quindi la parola a Lucio D'Attola che presenterà, vi spiegherà che cosa accadrà nei prossimi più o meno 15 minuti. Prego Lucio. Allora, abbiamo pensato che potrebbe essere interessante porre le stesse domande sia a una coppia gay che a una coppia etero, anche se sapete che Emanuela si occupa di Arcigay, ma è a tutte le possibilità che una coppia gay non può, che la coppia di Marco e Riccardo non hanno. E le hai, che ti piaccia o che non ti piaccia, le hai. Quindi appunto io farò una domanda, la porrò prima a Marco e Riccardo e poi ad Emanuela ed Eugenio, diciamo, trovate le differenze per capire, no? Per capire, esatto, no? Le due foto con piccole differenze, ricordandoci sempre che la coppia, se c'è, è espressione d'amore, non è altro. Vado con la prima domanda. Marco, da quanto tempo tu e Riccardo vi conoscete? Poco meno di 13 anni, fra poco 13 anni. Riccardo? Devo confermare, fino a prova contraria.
No, no, perché io ti dico la data esatta, noi ci siamo conosciuti il 23 novembre del 1999, quindi il 23 novembre di quest'anno è il 23 esatto. Fate ora, se vuoi. E beh, direi di sì. Eugenio. Io so che sono 4 anni, lui si ricorda tutto, però non lo dirà mai. Giusto? 4 anni, un mese e 4... qualche giorno. Vabbè. Parliamo della vostra storia di coppia, mettiamolo così. Andiamo un po' indietro nel tempo, qui di 13, qui di 4. Non sono pochi. Come vi siete conosciuti? Parto io? No, fai partire di Riccardo, sì. Preciso. Vabbè, innanzitutto c'è da precisare che è difficile conoscersi, almeno all'epoca, era difficile per una coppia che conoscersi pubblicamente, quindi vuoi la fortuna di avere il mezzo di internet attraverso la chat, ho avuto la fortuna di conoscere Marco dopo varie peregrinazioni. E quindi sì, attraverso internet, poi ci siamo incontrati una sera e per me è scattato il colpo di fulmine. Vorrei chiederti anche una specificazione su che cosa è una chat, perché magari in questa... Sì, Riccardo ha parlato di internet, in realtà noi ci siamo conosciuti attraverso una chat. Allora, una chat è un ambiente online dove praticamente ci sono dei canali tematici. Esisteva all'epoca, adesso non esiste più un canale dove si poteva... Cioè, chattare significa comunicare in tempo reale, però via scritto, da computer a computer. All'epoca c'era un canale che si chiamava Gay Calabria. E ci siamo conosciuti in modo assolutamente casuale, perché diciamo avevo conosciuto una persona da alcuni giorni, ci scrivevamo, quindi ci scambiavamo questi messaggi, a un certo punto è sparita, aveva diciamo un nickname, per cui utilizzava uno pseudonimo, che non vi dirò mai, e puta caso sparisce da qualche giorno e arriva di nuovo questo pseudonimo, però non era quella persona là, a questo pseudonimo mancava, diciamo era... una parola semplice, e poi è arrivato lui con questo pseudonimo con l'aggiunta di 78, e per me era la stessa cosa. Allora poi dopo da lì diciamo ci siamo conosciuti via scritto in tempo reale, e poi abbiamo deciso di conoscerci di persona, ed è stato il classico colpo di fulmine, come spesso accade nelle coppie eterosessuali. Non so perché ho l'impressione che saranno un po' più banali. Come vi siete conosciuti? Banale a chi? Allora, ho conosciuto Eugenio all'università quando lavoravo presso lo sportello dell'università, lo sportello per le opportunità. Praticamente io ho organizzato un corso di aggiornamento per i dipendenti sulle pari opportunità e arriva questo qua. Io ero fidanzata da 3 anni, non so perché questo qua... ho cominciato a fare la cretina. Ammetto che io praticamente, lui un giorno mi ha chiesto, ma tu sei fidanzata? No, ho solo un amichetto. Poi ho negato l'evidenza per questa cosa qua che adesso mi porta appresso da 4 anni. Cioè che lui... porto io appresso, la patente dei 2 giorni. Ecco qua, sì, facciamo Raimondo, cioè noi due siamo quelli là, E poi niente, poi un giorno lui è arrivato all'università tutto sognato perché era andato al mare, è arrivato color gamberetto, e mi invita a casa sua a spalmarmi la crema. Cioè, non ho visto le collezioni di farfalle, io ho spalmato la crema. Ho ricordato tutto per bene? Meno male, vuoi dire qualcosa? Lui non parla proprio. Quindi mi permetto di fare una specificazione, cioè voi avete avuto comunque qualche difficoltà in più. L'approccio non è stato subito visivo, ma appunto è stato mediato. Posso chiedervi perché? Nel senso, è più semplice probabilmente per persone omosessuali incontrarsi via chat anziché incontrarsi per strada? È più facile via chat sicuramente. Poi oggi esiste diciamo lo strumento Facebook che facilita molto, ma 13 anni fa era già abbastanza facile, io però di anni ne ho 41 e diciamo che precedentemente ho avuto anche altre storie, insomma era un po' più complicato, onestamente. Sì, no, vabbè, sicuramente è più facile confrontarsi dietro uno schermo, però poi alla fine... C'è insomma uno...
uno non è che ci ha scritto gay in testa, quindi si può confrontare con un'altra persona facilmente per strada. E infatti prima di conoscere te ce n'è voluto prima di trovarti, quindi di conseguenza cioè, è stata una ricetta tipo Indiana Jones l'ultima crociata, cioè nel senso di dire, no? Però ci siamo riusciti. Difficoltà incontrate appunto nell'iniziare, nel costruire un rapporto, nell'iniziare a investire sul vostro rapporto? Sull'investimento del rapporto, io ripeto, cioè è stato... Allora, è stato colpo di fulmine, cioè il colpo di fulmine generalmente è un po' come la febbre, no? È stato classica proprio, cioè t'arriva e uno che deve fare, cioè non è una cosa che si può governare, perché è un colpo di fulmine. Poi però accade una cosa, incominciano a passare gli anni, cioè allora il colpo di fulmine è molto bello, no? Le famose farfalle nella pancia, non dormire la notte, tutte quelle cose, insomma, l'amore, no? Poi però passano gli anni e ti accorgi che anno dopo anno che passa è sempre più bello, proprio perché ci si conosce. Io dico la verità, difficoltà, Lucio, onestamente no, non ne ho da accusarne o da registrarne. Anche perché è un po' come l'accettazione, cioè tu ti fai tanti problemi nel dirlo agli altri e poi ti accorgi che il problema è tuo e non tanto degli altri, perché una volta che trovi la persona giusta, vuoi costruire quello che hai sempre avuto nella testa. E quindi noi dal primo momento, dal primo anno ci siamo considerati già una famiglia, perché comunque noi siamo famiglia. E poi pian pianino abbiamo dei progetti di vita insieme, già viviamo insieme, però vorremmo realizzare altre cose. Dopo 13 anni ti conosci ancora meglio, quindi... Però, come diceva Marco, all'inizio c'è quel batticuore, c'è sempre. Perché se ripenso al passato, però è ancora meglio, cioè perché ti rendi ancora di più conto che sei innamorato e che è la persona dell'uomo della mia vita, la persona che ho sempre cercato. Non lo so se posso fare anche a voi la stessa domanda, ma non per altro, penso a tutte le politiche per la famiglia che ci sono state, difficoltà incontrate nel vostro rapporto. Eravamo in tre all'inizio, devo ripetere che ero fidanzata, quindi la difficoltà è stata quella di farmi lasciare da vittima. Cioè, ho fatto di tutto per farmi lasciare e io piango, no, non mi lasciare, intanto fuori dalla porta c'era lui. Questa è stata l'unica difficoltà dove lui, poverino, ha resistito 4 mesi finché l'altro ha capito che forse era meglio andarsene, però io da brava bambina mi sono fatta lasciare. Lui. Questo deve essere andato. Questo qui. Non lo sai come? Sì. Sì, prego, sono mio, che poi parlo io. Cioè noi abitiamo al terzo piano, faccio outing, che è una cosa diversa da coming out, cioè outing è proprio uno sputtanamento. Allora, nella nostra famiglia, e non uso questo termine a caso, chi russa sono io, abitiamo al terzo piano e spesso si sente fino al primo. Ok, tu come fai? Dopo 13 anni, nei primi anni? Ma calci No, va bene, no, la difficoltà nostra è stata questa all'inizio, poi fargli capire il mio modo di vivere un po' strano, cioè il mio concepire la coppia un po' diversamente dalle altre ragazze. E no, non sono per la coppia aperta, okay. Però non sono quella che dice ok, sono fidanzata, io odio il termine fidanzata. Ho un compagno, viviamo assieme oppure no, io ho un compagno, punto. Non credo nel matrimonio. E qua c'è stata una grande rissa fra me e lui, dove lui voleva tutte le cose, con la buona. Io non credo, penso che... Capito con fa. No, allora è una questione, e allora Alfredo ti spiego, è una questione politica la mia. Io so di essere avvantaggiata rispetto a loro due, ok? Io ho un vantaggio, io questo vantaggio non lo riconosco, perché dovrei riconoscere il loro svantaggio.
No, io, è una questione, allora, siccome io sono in Arcigay a livello politico dal 2004 e non ci sono entrata, perché stasera la domanda banale, grazie a Dio, non è arrivata. Perché sei in Arcigay, se sei etero? Non ho parenti, non ho amici, cioè gli amici che ho conosciuti nell'ambiente Arcigay. Ci sono entrata per una questione politica. Io purtroppo mi piace la politica, dove trovo una cosa che non mi va. Dato proprio con le corna, che ficatura. E allora è una questione politica il mio non credere nel matrimonio. Nel momento in cui loro due in Italia si possono sposare, mi sposo anch'io. Ma prima di allora io non mi sposo. Cambiamo argomento. Impatto in famiglia, sulla famiglia di entrambi. Vabbè, questa è una domanda, diciamo, complessa, perché domani cos'è, domenica? Ah, domani andiamo dai miei, domenica. Ma poi la cosa è un po', diciamo, uno magari si immagina che succedano cose strane, ma poi è banale, voglio dire, cioè, proprio se si va a casa di domenica dai miei o si va da sua mamma e si mangia, si parla delle cose, diciamo, si sparla come si fa, diciamo, la domenica a tutti i livelli, per cui voglio dire, ma proprio in modo assolutamente banale. Certo, vino, dico, il papà fa il vino, allora il papà inversa il vino, dice mi porta il vino a casa, la mamma invece che coltiva mi dà, mi dice guarda, sì, prendete questo, aspetta che vi faccio una cosa, Marco, così, che dice, ah, dice, perché Marco mangia, giustamente, forse ve ne sarete accorti. D'altro canto, no, è una famiglia normalissima, tranquilla. Anzi, oserei dire quasi banale da questo punto di vista. No, poi volevo aggiungere, forse facendo un passo indietro, no? Cioè, ma così anche banale, che poi si fanno, diciamo, anche i progetti, non so, adesso si pensa alla casa, ad esempio, no? Cioè, una casa ce l'abbiamo già, di sua proprietà, però non abbiamo una casa nostra e quindi adesso diciamo proprio il terreno, come farlo, ma proprio è la stessa cosa, pari pari. E, altre cose che come si affronta il coming out con la famiglia, cioè il mio è avvenuto molto tardi, cioè io ad esempio ho lasciato a casa sempre molte tracce, cioè se mia mamma o mio papà avessero guardato un po' nella mia biblioteca, dove non lo so, all'epoca potevano esserci già un migliaio di libri e forse 300 a tematica, cioè più traccia di così, quindi io non ne ho lasciato veramente tante. Però poi il coming out è arrivato in modo assolutamente sereno, quando ho raggiunto l'indipendenza economica, una buona posizione, noi eravamo già insieme da diversi anni, è stata, diciamo, a parte il piccolo shock iniziale di qualche cosa che i miei genitori già sapevano, caso, poi quando si ha la conferma magari è un piccolo shock, però è stato superato di slancio, tant'è vero che da quando ho fatto coming out Riccardo poi dopo è venuto a casa nel giro di pochissimi giorni. Vuoi aggiungere tu in particolare? Anche perché c'è da dire, no, che lui ha il padre è cardiopatico e il padre gliel'ha detto quando è che sono stato presentato in famiglia, il giorno del 70° compleanno del padre, cioè io non sapevo nulla, così ha detto mo lo faccio morire di infarto, così è a posto, cioè, ma tu mi presenti proprio, è sopravvissuto, sì è sopravvissuto, no, anche perché poi comunque come ogni cosa l'importante è iniziare, poi è stato un percorso bellissimo, anche perché noi andiamo ai matrimoni come coppia della tua famiglia, andiamo in giro, cioè nessuno ci, ecco perché dico magari il problema è quello che ci si fa da fuori, sì, quando non ti dichiari, quello è il problema, poi dopo che ti sei dichiarato, dopo che la famiglia lo sanno, è difficile magari all'inizio, però poi, anzi, si creano pure situazioni strane. C'è un aneddoto, voglio dire, adesso questa cosa qua, io non l'ho detto prima, c'è una telecamera che sta registrando per una web tv, si chiama liberi.tv, che ringraziamo, ma questo diciamo è un dettaglio, e spero che questa parte qui poi non la segua la persona interessata che citerò, ma c'è la figlia di una mia parente, cioè non lo dico proprio per identificarla, cioè questa cosa mi fa veramente sorridere perché
attraverso il mio profilo Facebook, che ha studiato proprio in modo certosino, cioè dopo studi universitari enormi di questo profilo Facebook, ha raggiunto la conclusione Marco è gay, e quindi ha fatto una scoperta, voglio dire, rilevante dal suo punto di vista. Allora poi ha notato che c'è un certo Cristiano, c'è Cristiano, che poi Riccardo Cristiano, c'è Cristiano è il nome, allora c'è un certo Cristiano che frequenta casa mia, e poi questa parente dice ad un'altra parente, che poi mi è stato riferito, e tu non sai niente, e sto Cristiano l'ha portato a casa e l'ha portato pure a mangiare. Quindi cioè, succedono poi anche queste cose, cioè uno non è che ai 4:20 dice famiglia gay, no? Però guarda, coppia fortunatissima, c'è un succedono queste cose davvero, eh? Ma non lo so se è un segno dal cielo, ma di solito si dice che porta fortuna, eh? Emanuela, allora io due domande ti faccio, anche riprendendo il discorso di Marco. Intanto, appunto, l'impatto in famiglia quando hai detto che è un genio, era il tuo ragazzo, era il tuo fidanzato. E poi ti vorrei chiedere, hai dovuto fare coming out? Che tipo di coming out hai dovuto fare? Cioè, perché veramente su queste cose ci sono delle grandissime differenze che però danno anche il significato della scelta di vivere una famiglia apertamente. Allora, no, la difficoltà in famiglia, no, l'espressione di mamma è stata un altro, ok? E a casa sua sono stata accolta tranquillamente, anzi io sono innamorata del padre veramente, io sto con Eugenio perché sono innamorata di mio suocero, e che oltre a ubriacarmi ogni volta che vado a casa sua mi coccola come se fossi la figlia. Io non amo lui, amo mio suocero. E, no, io sto bene, cioè, a parte le battute, quelli che sono stati un po' più così sono stati i miei, perché giustamente dici, cioè non stavi con quello. Allora, la prima volta che sono... No, odia parlare in pubblico, poi parla tanto a casa. La prima volta che mi ha portato a casa sua, io praticamente ci hanno dato subito una camera matrimoniale, perché sono molto aperti i suoi genitori. In teoria i lettini erano staccati. Io all'epoca ero ancora innamorata, avevo le farfalle, sono stata attaccata, mi sentivo male. Allora, durante la notte decido di dormire assieme a lui nello stesso lettino. E all'epoca non sentivo il suo russare, perché ero innamorata. È l'incontrario per le coppie etero. Lo scopri dopo i difetti. E niente, la mattina... Noi avevamo lasciato, eravamo al mare, avevamo lasciato la porta aperta. Nel dormiveglia, praticamente tutta la sua famiglia spiava dalla porta. Io, che ero faccio a lui, tua madre, tua zia e tuo padre ci stanno guardando? Mi fa, sì. Cacchio, mi sono rovinata. E, rispetto alla seconda domanda, no, vabbè, io non... A casa mia si è dato per scontato il mio orientamento sessuale, come comunque si fa in tutte le famiglie di solito. Più che altro la domanda è stata, quando ho cominciato a fare attivismo politico, chi ci avete fatto con questi? E la risposta è stata, ha risposto mia mamma, perché comunque le mamme sono un pochino più avanti dei papà su queste cose. Ha risposto a mio padre dicendo, l'abbiamo educata noi così. E io non ho dovuto dare spiegazioni, è una questione. Più spiegazioni le ho date a casa sua, dove ho fatto arcigay in famiglia. Io ho dovuto spiegare tante cose, ho passato tutti i libri di omosessualità, omofobia, sempre l'amore mio suocero. Ci
facciamo l'ultima domanda e parliamo di ruolo di genere. Il ruolo di genere è diciamo, ciò che comunemente si intende per attività prettamente femminile, sensibilità femminile o forza decisionale maschile, quindi la differenza, diciamo, tra uomo e donna in una coppia. Tecnicamente li chiamiamo ruoli di genere. Qual è il tuo ruolo di genere, Marco? Allora, nella nostra coppia non c'è un ruolo di genere perché normalmente si pensa che, non lo so, una coppia gay c'è uno che fa il maschio e uno che fa la donna. Non è proprio così, cioè proprio i ruoli di genere non esistono. Per andare sul pratico, da lunedì a venerdì il letto lo faccio io, sabato e domenica lui, ma per un motivo molto banale, cioè non perché ci siano delle cose stabilite, ma perché da lunedì a venerdì lui esce prima e io esco dopo. La lavastoviglie la faccio io, ma la fa anche Riccardo. E... no, la lavatrice la fa sempre tu, perché sei più bravo, perché a me escono dei bianchi che diventano rosa, grigi, c'è proprio una cosa spettacolare. No, tu stiri perché a me mi scoccia, più che altro, perché... non so stirare, non so stirare, effettivamente quella cucinare no, sono io, ci alterniamo. Però tu sei più combusta io di me, diciamo è evidente la cosa, anche questo. Se no non abbiamo particolari, diciamo, attitudini, diciamo, uno sa fare questo, uno sa fare. Magari lui mi bacchetta di più sul fatto che io sono disordinato, cioè un po' di questo, ma oppure che non pulisco, lascio le pile di cose in giro per la casa, questo sì. Sono un po' disordinato. Diciamo che il pantalone in famiglia lo portate uno entrambi. Ufficialmente per la famiglia è la grafica, vedi, io sono il capofamiglia. Quindi immaginati come siamo ridotti se sono io il capofamiglia. Però vabbè. Però c'è una differenza, se alzi la mano, una porta l'anello e un'altra no. Ma io non porto l'anello semplicemente perché 13 anni fa ero pure 30 kg in meno, questo è il problema. Chi è che porta i pantaloni in casa? Il vostro ruolo di genere, com'è? Tutto lui. Allora, sa cucinare, è l'uomo di fatica non solo mio ma anche dell'associazione. E... infatti cambieremo il nome dell'associazione, Marco. EOS Assistance. Qualsiasi problema io mando lui, loro chiamano a me e io mando lui. E, no, io non faccio nulla, nel senso che ogni tanto mi vengono 5 minuti da casalinga disperata e lui si stende sul divano perché sa che se mi aiuta è peggio. No, divento isterica perché io comincio a dire mi devi passare lo straccio, allora lui passa lo straccio, ma non puoi immaginare quale straccio dico io, quindi poi ci litighiamo sullo straccio perché lui mi passa quello che capita, io ho gli stracci per le stanze. Non ce l'hai tu gli straccetti per distanza? No, a distanza c'è il proprio straccetto, quindi poi io no, ti ammetto di essere abbastanza fortunata perché ho il casalingo. Allora, io ringrazio entrambe le coppie, ringrazio ancora Alfredo Federico e l'associazione Gunesh. Cioè, si attacca da tutta la programmazione delle attività. Sì, grazie Lucio. Allora, l'intervista, diciamo, doppia, spero che vi sia piaciuta. Con questo noi per quest'anno vi salutiamo. Fra l'altro, diciamo, se guardate bene, in mezzo a voi ci sono anche delle altre coppie, c'è almeno una coppia lesbica, c'è un'altra coppia gay molto giovane, fra altre cose, però che sta già insieme da un certo tempo. Se non sbaglio, l'ha individuato abbastanza facilmente se sapete guardare. Allora, con questo grazie a San Giovanni del Fiore e ci rivedremo sicuramente l'anno prossimo.